Il mercato immobiliare nel 2020, soprattutto il mercato immobiliare di Tenerife nel 2020. Non lo so, il video è finito, non lo so, perché va bene che vi dico, vi do un'opinione competente, perché comunque io sono il primo ad investire ed è da anni che lavoro in questo settore, non solo a Tenerife, ma anche nella Mitteleuropa. Nessuno sa cosa ci obbligheranno a fare? Sto parlando di tutto quel sistema di controllo del quale si parla, sto parlando di tutto un sistema di leggi che permetteranno ai turisti di venire copiosi come nel passato o di schifare Tenerife. Questo cambia tutto il mercato immobiliare e di conseguenza tutto il resto. Le Canarie vivono di turismo. Che poi ci sia gente che in relazione al turismo ha fatto altri business, ma senza il turismo le Canarie si spengono. E se faranno una cosa del tipo i turisti devono avere un'app che li controlli entrata, uscita, dove vanno al ristorante, che eventualmente li mettono in quarantena, ecco, già quando uscirà questa app potete pensare che le Canarie saranno morte. Non voglio parlare di questo, voglio parlare di immobili. Se le Canarie sono morte perché non vengono i turisti, gli immobili avranno un tracollo dei prezzi. Non siamo nel 2008 dove c'è stato un problema finanziario e la maggior parte dei prodotti erano nelle mani delle banche. Per cui le banche non fanno investimenti a lungo, lunghissimo termine, soprattutto con gli immobili. Quelli che hanno in carico devono darli via al volo, devono fare cassa. Per cui hanno buttato sul mercato talmente tanta roba che il prezzo totale, il prezzo in generale si è abbassato. Ecco, non è il caso di adesso, perché soprattutto a Tenerife, anzi, adesso parlo di Tenerife e delle Canarie in generale, a partire dal 2008 hanno dato sempre meno mutui e coloro che hanno acquistato gli immobili qui li hanno acquistati in contanti, cioè in contanti, con soldi, pagandoli tutti subito, senza mutui. Cosa vuol dire? Che se adesso il mercato va un po' male, nel senso che non riescono ad affittarli, gli mancheranno quei soldini lì, però comunque almeno non devono pagare un mutuo. Non fate offerte adesso, perché chi ha un appartamento e si vede fare un'offerta 30%, 40% o addirittura 50% in meno, si sente preso in giro. E voi stessi non lo sapete. Magari se capita la versione peggiore di quelle possibili, un 50% in meno è ancora troppo caro, ma chi lo sa? Con questo cosa voglio dirvi? Non c'è una soluzione adesso, siamo tutti ancora chiusi in casa. Per chi, adesso parlo a cortissimo termine, per chi vede questo video nei prossimi giorni, a fine aprile la Spagna è completamente chiusa, non c'è nessuno in giro. Ogni tanto passa una macchina, autobus, vuoto. E basta, sì, alcuni lavorano, ma non c'è un commercio. E soprattutto, ripeto, se non ci sono turisti, le Canarie sono morte. Ci sono due categorie che se ne possono fregare dell'andamento dei prezzi e comunque ci saltano sempre fuori. Una è quella di coloro che fanno la compravendita veloce, no? Comprano, mettono a posto e dopo un mese la casa è già in offerta, sperando di venderla il prima possibile. Se i prezzi sono alti o sono bassi, allora interessa solo la differenza, allora interessa solo comprare al meno possibile. Però adesso questa gente non si muove perché non è possibile, innanzitutto non si sa quale prezzo comprare e secondariamente non è possibile ristrutturare, sì, con aziende, però non è possibile far vedere gli appartamenti perché gli agenti immobiliari non possono uscire, loro stessi non possono uscire, eccetera. La seconda categoria che se ne può altamente fregare di come va il mercato nel medio e lungo termine è la categoria che compra per tenerlo 40 anni. Ci vado io un mese all'anno, non so, ho 25 anni, lo vendo quando ne ho 60. Ecco, questi alla fine ci guadagnano sempre. Quindi rispondo alla domanda principale, alla domanda che mi arriva più di frequente. Devo comprare adesso? No. Adesso lascia stare, non ti muovere. Non ti muovere sul mercato immobiliare, ma muoviti sul computer. Stai attento a tutti i meccanismi che possano modificare il valore delle proprietà che hai e soprattutto di quelle che vuoi comprare o vendere. Cosa voglio dire? La politica, per questo è anche importante seguire le vicissitudini politiche, perché si capisce in che direzione eventualmente sarà, in che direzione avrò dei vantaggi o degli svantaggi per l'acquisto, la compravendita immobiliare.
e anche e soprattutto per guardare i prezzi, perché adesso è tutto fermo, ma ci sarà un momento dove tutti, cioè quando saremo liberi di andare a vedere, di contrattare e di fare delle compravendite, ci sarà un momento dove il mercato ripartirà. Ecco, bisogna studiare, bisogna capire esattamente quando arriva questo momento. E poi il consiglio, che è sempre valido, di differenziare i vari investimenti, ve lo amplio, perché è da differenziare anche l'investimento immobiliare. In periodi nei quali non si sa bene dove andrà il mercato, anche quando si cominceranno a vedere dei movimenti, è necessario differenziare i vari investimenti. Se non avete i soldi contati, vedete di fare gli investimenti un po' qua e un po' là. Magari comprate una parte, invece di comprare la villa o l'appartamento gigantesco, ne comprate tre piccolini. Uno da mettere a larga temporada, e cioè da affittare a lungo termine, una persona che ci vive dentro. Uno a corta temporada, e cioè da affittare a turisti. E il terzo da fare una compravendita veloce, e cioè da realizzare, come descrivevo prima. In questo modo, se una cosa non va, magari può andare l'altra. A questo serve la differenziazione. Quindi, riassuntino. Prima di tutto, non siamo nel 2008, dove c'era un motivo ben preciso e piuttosto comprensibile e programmabile, cioè si sapeva che nei prossimi 2 anni i prezzi sarebbero crollati. Adesso bisogna stare attenti alle leggi, guardiamo cosa farà la politica. La politica sarà decisiva in questo momento. E potrà ucciderci tutti o potrà addirittura migliorare la nostra situazione, che non credo. Secondariamente, se sarà ancora il caso di comprare, differenziate gli investimenti, cercate di comprare 2 o addirittura 3 diverse tipologie di appartamenti da poter dividere il rischio e l'investimento, ma soprattutto il consiglio più importante è il terzo, che state sul pezzo, state delle ore tutti i giorni al computer a vedere come si muove la politica e soprattutto a guardare se ci sono nuove offerte, a guardare i prezzi come si muovono, perché quando partirà voi sarete i primi a capirlo e potrete agire un pochino prima degli altri, e questo vi darà un vantaggio enorme, perché in quel momento ci sarà una grandissima volatilità e voi, avendolo studiato prima, capirete in che direzione andrà.